sa cont voi mi jest ufanie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, uniti per mezzo della radio Mir Međugorje o per mezzo dell'internet, in questa Santa Eucaristia, forse qualcuno di voi, mentre ascolta il Vangelo di oggi, come Gesù guarisce un uomo inermo, e gli pone la domanda: vuoi che ti guarisca? Magari avranno una difficoltà riguardo questa cosa, perché ciascuno di noi parte dal punto di vista che noi vogliamo guarire se siamo malati. Invece Gesù sicuramente ha un motivo quando pone la domanda: vuoi guarire? Perché l'uomo in certo punto può fare amicizia con la propria malattia. Magari anche quest'uomo dalla sua malattia ha creato un fonte di guadagno, perché lui era lì a chiedere l'elemosina, come dice il Vangelo. Ma quando l'uomo davvero vuole guarire, allora crea lo spazio per la grazia del Signore. Ma nello stesso momento i medici ci possono aiutare solo se noi davvero vogliamo guarire. E questo in modo più grande vale per la nostra vita spirituale, per i nostri peccati, per le nostre debolezze, per certi difetti di quali per anni e anni non possiamo liberarci. Ma questo desiderio è superficiale, è incompleto, perché tante volte lo desideriamo e non lo desideriamo, e perciò non diamo la possibilità al Signore di operare in noi. All'inizio di questa Santa Messa, mentre preghiamo, Signore, per il perdono dei nostri peccati, che questa preghiera viene dal profondo del nostro essere, che sia sincera, così che per mezzo della sua grazia ci liberiamo da tutto quello che ci appesantisce nella coscienza e di tutto quello che non ci permette, affinché in pieno senso siamo quello che siamo, figli del Dio vivente, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Preghiamo. Dio fedele e misericordioso,
In questo tempo di penitenza e di preghiera disponi i tuoi figli a vivere degnamente il mistero pasquale e a recare ai fratelli il lieto annunzio della tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. E quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna rivolta a oriente e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva alla caviglia. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva al ginocchio. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare l'acqua, mi giungeva ai fianchi. Ne misurò altri 1000. Era un torrente che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute. Erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse: «Hai visto, figlio dell'uomo?» Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente. Voltandomi, vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. Mi disse: queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare, sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà, il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano e laddove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno, i loro frutti non cesseranno, e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Snama je Gospodin nad vojskama, naša je utvrda Bog jako. Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo e il Dio di Giacobbe. Наша є утверда Бог Яковлев. Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Il Signore degli eserciti è con noi, il nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio in mezzo ad essa non potrà vacillare. Dio la soccorre al spuntare dell'alba. Il Signore degli eserciti è con noi. Il nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Of you.
Il Signore degli eserciti è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore, Egli ha fatto cose tremende sulla terra. Наша є утверда Бог Яковлє. Слава тебе, Христе, речі Божія. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Rendimi la gioia della tua salvezza. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzata, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita, mentre infatti sto per andare, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella?» Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù perché faceva tali cose di sabato. Parola del Signore. Braccio e sestre, fratelli e sorelle, commento più breve di quello che abbiamo sentito nel Vangelo di oggi potrebbe essere una gioia offuscata. Un malato che da tanto tempo ha perso ogni speranza, lui aveva sicuramente una grande gioia perché lì passava Gesù e lo ha visto. Il loro incontro ha portato la guarigione di quel malato. Quello che a quest'uomo porta la gioia e la felicità, che purtroppo non ha potuto durare tanto. Ed è stata colpa degli altri che non ha durato tanto, perché invece di gioire con lui per sua guarigione, i testimoni di questo miracolo non hanno comprensione né per lui né per Gesù che lo ha guarito. Perché? Perché questa guarigione è avvenuta di sabato,
quando, secondo la compressione ebraica di sabato, non bisognava fare proprio nulla. Gesù di sabato non poteva guarire, e un uomo guarito non doveva portare la sua barella. È proprio per questa incomprensione causata da questa guarigione, questa storia del Vangelo supera la grandezza del bene fatto a una persona singola, e questo riguarda tutti noi. Ci fa scoprire come la religiosità qualche volta può essere superficiale e vuota, cieca per disgrazia del prossimo. Come può allontanare da quell'essenziale sottolineando quello superfluo? In un'altra occasione, quando i farisei lo rimproverano perché lui guarisce di sabato, Gesù gli chiede in modo serio: ma di sabato è permesso fare il bene o fare il male, salvare la vita o a uccidere? Per dire chiaramente a loro: sabato è creato per l'uomo e non è l'uomo creato per il sabato. Fratelli e sorelle, mentre ascoltiamo questo testo evangelico, ci si pongono delle domande importanti. Perché quest'uomo doveva aspettare 38 anni perché qualcuno lo vedesse e perché abbia pietà di lui? Quante persone in tutti questi anni sono passate accanto a lui, e lui come se non esistesse per loro? Sicuramente tutti l'hanno visto, ma nessuno l'ha osservato, perché non avevano il cuore per lui e per i suoi bisogni, perché erano ciechi anche se avevano gli occhi sani. Perciò scrittore di quel libro di Un piccolo principe chiede e dice: solo con il cuore si vede bene. Gesù aveva la compassione e non ha fatto i calcoli. Cosa diranno quelli che in modo severo guardano leggi se lui guarisce l'uomo di sabato? Domenica scorsa nel Vangelo abbiamo sentito la guarigione di quel cieco dalla nascita. Anche quello avvenuto di sabato, che ha provocato un discorso interessante tra Gesù e i farisei, che lo accusano che lui trasgredisce il sabato. Invece Gesù gli dice: sono venuto per il giudizio su questa terra, perché riacquistano la vista coloro che non vedono e che si accecano coloro che guardano. Riconoscendosi in questa parola ironica di Gesù, i farisei lo chiedono: ma anche noi siamo ciechi? A cosa lui, con tutta la serietà, gli risponde: se foste ciechi non avreste avuto i peccati, ma voi dite di vedere e il vostro peccato vi rimane. Fratelli e sorelle, questo Vangelo di oggi è molto attuale, proprio nel tempo nel quale stiamo vivendo adesso, quando tutti siamo colpiti da grandi restrizioni a tutti i livelli della vita, quello che per noi è difficile ad accettare. Noi fedeli, in modo particolare, siamo colpiti perché sono ristretti i nostri incontri, le nostre celebrazioni, perché addirittura hanno dovuto chiudere anche le chiese. E mentre la maggior parte dei fedeli è consapevole delle parole di Gesù che il sabato, cioè nel nostro caso cristiano, domenica è per l'uomo e non
al contrario, che la vita bisogna salvare e non uccidere, cioè non esporla al pericolo mortale. Certe persone mormorano contro questi limiti e restrizioni che alla fin fine sono nell'interesse di tutti noi. In questi tempi, momenti di grande prova, si fa vedere come è l'uomo davvero. Tanti per i quali abbiamo pensato che non sono tanto devoti e addirittura che non credono, ci sorprendono quanto sono disposti a sacrificarsi per gli altri facendo il bene a tutti. Noi che magari ci consideriamo più devoti e più bravi di loro, non scandalizziamo loro col nostro egoismo e con mancanza del rispetto verso il prossimo. Invece di fare giudizio del prossimo, facciamo generosità verso tutti e sicuramente così non sbagliamo. È come le persone di cuore buono possono essere generosi, l'hanno fatto vedere tanti scrittori nelle loro opere. Così Siegfried Revenz, scrittore tedesco, in una storia Notte nell'albergo, al lettore manda grande messaggio che l'altro possiamo sorprendere facendo piccole cose che gli uomini fanno grandi cose. Dobbiamo avere solo l'occhio e il cuore per loro. Ruolo principale di questa storia, signor Schwann entra in un albergo e chiede una stanza per dormire. Come non ci sono più stanze singole libere, lui deve condividere stanza con un uomo sconosciuto, un uomo che si era già coricato nel suo letto. Lui con attenzione entra in quella stanza e vede un uomo coperto e accanto al letto le stampelle. Quella persona lo chiede di non accendere la luce, di fare tutto piano, e poi lo chiede qual è il motivo della sua venuta in quella città. Signor Schwann gli risponde: questo motivo probabilmente gli sembrerà strano, ma per lui è importante, perché lui vive in un piccolo paese vicino a quella città e il suo figlio che va a scuola ha un'abitudine un po' strana. Ogni giorno lungo la strada verso scuola deve aspettare davanti a una rampa alla ferrovia finché non passa il treno del mattino che da quella città nel quale è venuto lui proprio parte. Mentre il treno passa, il figlio ha un grande desiderio salutare tutti che sono nel treno, ma è triste perché dal treno nessuno gli risponde. Perciò lui è venuto a venire lì e fargli una piccola sorpresa. Lui dormirà in quell'albergo, al mattino si alza presto e si siede in quel treno, perché poco dopo, mentre il treno passa per mezzo del suo paese, può salutare suo figlio. Dopo un po' lungo dialogo tutti e due sono addormentati e quando il signor Schwamm al mattino si è svegliato, quell'uomo con le stampelle non c'era più in quella stanza. Lui ha capito che il treno è partito e di suo piano non ci sarà nulla. Pomeriggio torna a casa tutto triste, ma trova suo figlio contentissimo che gli corre all'incontro dicendo: papà, papà, oggi non ho salutato invano il treno perché un uomo mi ha salutato. Quell'uomo ha aperto il finestrino al treno e tutto il tempo con una stampella mi salutava e su quella stampella era attaccato un fazzoletto bianco. Mi ha salutato finché il treno non si è perso nel lontano. Fratelli e sorelle, questo scrittore ha espresso come si può
essere immenso nel fare del bene. Gesù invece ci fa vedere come dobbiamo sapere vedere il bisogno del prossimo e non passare accanto. E il momento di quella crisi che viviamo ci ispira proprio a questo. Perciò usciamo da quel cerchio dei nostri piccoli interessi, i nostri bisogni, e apriamo gli occhi per il prossimo, per i loro bisogni. Tanti sicuramente ci sorprenderanno con la loro bontà, e anche noi così potremo sapere com'è bello fare il bene a tutti. Amen. Preghiamo, fratelli e Signore, al Signore che invita i peccatori a cambiare la vita e gli dona il suo spirito che li aiuta nella loro conversione. A tutti che hai fatto rinascere nella combattezimale, Signore, dona lo spirito della perseveranza nella vita cristiana, ti preghiamo. Porta al battesimo, Signore, tutti coloro per chi tuo figlio ha dato la vita, ti preghiamo. Nella vita terrena, Signore, donaci pane e acqua e il resto necessario per la vita, per poter ringraziarti, ti preghiamo. Signore, donaci forza a mantenere la dignità umana e cristiana nella vita privata e vita sociale, ti preghiamo. Trasforma, Signore, nostra terra nella tua dimora, dove tutti i popoli vivranno in concordia e amicizia senza paura della guerra, ti preghiamo. Ascolta, Signore, le nostre preghiere sincere che ti amiamo espresso affinché con anima rinnovata arriviamo alle feste, alle prossime feste per Cristo nostro Signore. Snagom svoga svetog duha, mjesto kruha, mjesto vina, ko života vječnog hranu, krvi tijelo svoga sina, nama daruješ, nama daruješ. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetta, Signore, i doni che ci hai dato a sostegno della nostra vita mortale e trasformali per noi in sorgente di immortalità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno.
Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo nostro Signore. Per questo mistero si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'ino di lode. Dok kličemo poniznim hvalospjevom. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ratko, Vescovo Enrico e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Agnus Dei, che vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, che vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. Purifica Dio il nostro spirito e rinnovalo con questo sacramento di salvezza, perché anche il nostro corpo mortale riceva un germe di risurrezione e di vita nuova per Cristo nostro Signore. Dopo la benedizione finale, preghiamo Credo e Sette Pater Ave Gloria, poi segue l'adorazione eucaristica. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della Pace, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo Signore.
Rendiamo grazie a Dio. Credo apostolico. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdrava Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Zdrava Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Zdrava Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Zdrava Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Zdrava Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Zdrava Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Regina della pace, prega per noi. Dopo il canto segue l'adorazione eucaristica, continuiamo con la traduzione simultanea. Potete seguirlo sia via audio che video, sempre.